Amici di Ant, buongiorno. Pillole odierne con il direttore sportivo Vecchiola. Buongiorno direttore. Buongiorno a te Carlo. Ecco, abbiamo superato la metà di agosto, un po' tutte le squadre si stanno componendo per i prossimi campionati. Ti chiedo subito sulla Samp cosa ne pensi di questa nuova realtà, anche perché come sai abbiamo riacquistato quel titolo che aspettavamo. Sì, tu ti riferisci Carlo al cambio di denominazione, no? Che prima era San Benedetto Calcio, adesso può essere San Benedettese. Forse questa ultima manovra che ha fatto il presidente Massi in concomitanza con il sindaco Spazzafumo ha dato lo slancio finale a quei pochi, diciamo, sportivi tifosi che erano un po' scettici a questa operazione che era stata fatta per la San Benedettese. Io credo che sia stato fatto un buon lavoro, anche perché non vedevo altre alternative, perché la Sammettese di Renzi purtroppo non si è iscritta al campionato e dovevamo trovare una soluzione alternativa a tutto ciò, perché San Benedetto non poteva rimanere senza una squadra di calcio. Si erano comunque anche affacciati alcuni imprenditori, ma i tifosi hanno subito comunque fatto capire che non erano graditi alla piazza. Pertanto siamo comunque soddisfatti. Questo lo dimostra anche il fatto degli abbonamenti che sono stati sottoscritti, che mi sembra ieri sfioravano sui 600 appena, no? Ed anche l'imprenditoria locale che si sta avvicinando a questo progetto, che sicuramente è importante, perché comunque vuol dire che appoggiano il progetto di Massi. Ecco, concordo con te, anche perché giustamente tanti imprenditori, stiamo sfiorando i 700 abbonamenti, però l'appetito viene mangiando, bisogna aspettare il calcio giocato, amichevoli che stanno rispondendo bene, e penso che anche il direttore De Angelis insieme al tecnico e al presidente abbiano allestito una squadra per il momento di tutto rispetto. Assolutamente sì, mi sembra poi notizia di ieri oggi dovrebbe arrivare l'altro attaccante Romairone, che è un ragazzo 23enne che già l'anno scorso ha fatto settori giovanili importanti, già l'anno scorso ha dimostrato comunque di saper fare gol, perché mi sembra che ha totalizzato 12-13 gol, quindi pertanto nella costruzione della squadra vedo che c'è molta professionalità, gli acquisti sono stati mirati per settore e tra l'altro poi si vede anche il calcio di agosto lascia il tempo che non è veritiero. Sì, non è veritiero, come sappiamo tutti, serve più che altro agli allenatori per verificare alcune condizioni sul campo e soprattutto anche nello spogliatoio. Facciamo riferimento all'ultima partita con la Recanatese, che comunque ha ben figurato, ma al di là del risultato voglio dire è servito più che altro a far giocare un po' tutti, perché poi mi sembra che la Sammettese era in vantaggio 1-0, è stata recuperata sul finale quando poi entrano un po' tutti, perché giusto che sia così, perché devono fare un po' tutti minutaggio. L'ultima domanda la faccio sull'Eccellenza, perché da molti addetti ai lavori è stata un po' paragonata a una C2, viste le squadre che la compongono. Beh sì, il tasso tecnico dell'Eccellenza quest'anno come non mai penso che sia molto ma molto competitive, ci sono compagini tipo il Tolentino, Maceratese, Civitanovese, aggiungerei l'Osimane e anche il Colli, che comunque hanno fatto sempre campionati di vertice. Quest'anno non sarà facile vincere il campionato. Credo che sia un campionato molto molto alto a livello tecnico, perché comunque tanti giocatori dalla Serie D sono scesi in Eccellenza. Grazie direttore, buon lavoro. Grazie a lei direttore.